Buon pomeriggio, ci troviamo nel Museo Correale di Sorrento, particolarmente nel giardino Ikebana dei fiori di Claudio Ruppo, un maestro non solo per quanto riguarda la realizzazione di meravigliose composizioni floreali, ma anche come artista pittore. Qui abbiamo un'opera d'arte del 79 e abbiamo il privilegio di avere addirittura il maestro Claudio Ruppo. Maestro, ci parli un poco di questo quadro che incidentalmente è arrivato a casa mia e con grande piacere adesso lo faccio interpretare da Claudio. Vai Claudio. Allora, io dipingo dal vero e quindi quando andavo a fare i matrimoni fuori Sorrento, quindi a Massalubrente, dove poi avevo disponibilità di tempo in attesa che si sposassero, mi portavo sempre i colori e una tela appresa. Ecco perché del Massalubrente. Infatti questo quadro ricorda il chiostro di San Francesco giù alla Marina della Lombra. E infatti, se vedi, questo è lì, il portone sta in corrispondenza della porta che sta dall'altro lato del chiostro. E questa è una parte del chiostro sempre della Marina della Lombra di San Francesco. E questa è stata sempre la mia forza, pure per esempio quando ho fatto matrimoni ad Avellino, Positano, Napoli, Roma, le tele sono sempre venute appresso a me, perché l'unica cosa io dovevo fare, io ho insegnato pittura, quindi per me era il mio primo mestiere, il secondo mestiere che poi è diventato l'attività primaria, è quello di fare il fioraio. Grandi opere d'arte anche per quanto riguarda composizioni ikebane di fiori. Ikebana proprio no, perché ikebana è una cultura giapponese. Però mi sono sempre mantenuto, pure perché sono abilitato all'insegnamento di storia dell'arte, quindi ho avuto sempre il massimo rispetto dei posti dove andavo, che poi alla fine diventava la carta vincente, perché tu, rispettando il posto, ti trovavi a fare delle cose diverse e quindi realizzavi, ti inserivi in nel quel luogo, contesto, nel contesto, luogo, nei senza luoghi, dar fastidio a quello che era eventualmente l'architettura della chiesa. Quindi lei, per ogni, le do del lei perché in forma ufficiale, lei in ogni luogo ha memoria di opere d'arte realizzate. Certo. E queste opere. Ma è difficile che ti dimentichi un'opera che tu hai fatto, perché prima di tutto io lavoro dal vero, quindi non nello studio col cavalletto, quello che. A memoria. A memoria. Quindi io ho bisogno di. Sono un impressionista astratto, però ho bisogno della figura davanti. Bene, relativamente astratte, perché io avevo già interpretato infatti, quest'opera. Non sono astratto. Impressionista, cioè sì. Io butto in pochi minuti su una tela quello che riesco quello che mi è impressionato di dove sono andato. Questo è il concetto. Ma attualmente sta continuando a dipingere sempre. Sempre con la stessa tecnica, sempre, andando sempre fuori. Sempre con. Quindi ha una ricca raccolta di tele e di opere. Certo. C'ho la fortuna di avere due studi dove io vado e dove vivo. Io ho il privilegio, se inquadrato, di conoscere Claudio da più di 40 anni. Penso proprio di sì. Io ho 76 anni. Mi segui a ruota, io ne tengo 82, quindi. E quindi viene la passione del cogliere i vari angoli e aspetti della nostra bellissima penisola, anch'io mi diletto a registrare, fotografare e anch'io mi diletto a dipingere. Addirittura dipingo su tutto e di tutto, addirittura damigiane, bottiglie, tavoli vecchi e così. È l'espressione più bella. Io poi sono stato uno dei pochi fortunati che ho avuto grandi maestri, sia all'Accademia di Belle Arti e sia all'Istituto d'Arte di Napoli. Quindi praticamente. Ho avuto Emilio Notte, ho avuto Domenico Spinosa.
quindi stiamo parlando di grandi contemporanei, contemporanei che hanno che ormai sono diventati stanno una nella pietra storia, miliare. Stanno nella storia, quindi stanno nei libri di storia Sì, dell'arte. sì, sì, sì. Io nel ringraziare a Claudio dell'affetto e dell'amicizia che mi No, lega a ringrazio a te lui perché da ogni una tanto. vita, perché ogni volta che in piazza passavo davanti alla sua sede originale, cioè Palazzo Correale, Dove ho sempre rispettato, mai sempre messo. rispettato il luogo e l'ambiente, cioè arricchendo quel bellissimo mosaico di Quel mattonelle, cortile con le. cortile con mattonelle, con delle meravigliose piante. Senza dar fastidio al posto. Sì, cioè arricchendo, ho detto io, praticamente valorizzando anche per quanto riguarda l'architettura, l'antichità e i È la cosa colori. bella che io mi sono sempre divertito E lavorando. quello è il fatto, io E praticamente. molto spesso, nel periodo di Pasqua, Natale, invitavo amici a suonare. Questo non lo so io veramente. E quindi Abbinavate tutte e una due le parte cose. importante della psiche umana, la Quelli musica, la venivano con cultura, i piacere, io colori. gli davo un piccolo contributo, non posso dire che li pagavo, però un contributo glielo davo Sì. perché era anche giusto e corretto. E quindi c'era questa musica che mi è sempre piaciuta in quel cortile. Fatto piacere questo incontro con Claudio, ci sono molto affezionato perché è una vita che lo conosco Il piacere e l'ho mio. sempre ammirata per la sua generosità, per la sua semplicità Sei troppo e buono. poi da terzi, oltre ad averlo conosciuto personalmente, è stata sempre una persona molto generosa e alla mano. È un'eccellenza della nostra bella penisola. Sei troppo buono, tu mi Vabbè, commuovi, io ti conosco Claudio, ti conosco ti Claudio. Devi sapere che le persone quando più sono semplici, più sono grandi. ringrazio. Lo E noi dici tu. forse ci somigliamo un poco. Eh sì, tu hai la vena artistica, io Sì, ho la sì, vena sì. artistica e per forza sai, ma sono migliato. Ringrazio. Adesso Grazie faccio autenticare il quadro con. Vai, vai. Faccio. Ma un attimo. a te. Con affetto Michele De Angelis. e stima all'amico Michele De Angelis. Una firma prestigiosa che entrerà. Sì, Ci mettiamo la data di oggi? si mette la data di oggi. Entrerà nel mio Oggi quando abbiamo? museo. Oggi ne Oggi abbiamo 11 11. ottobre. 11 ottobre 2024 al Museo Correale. Questa meravigliosa. Fai vedere? Girali. Ah, ma era 70. firmato però, eh? Sì, è rifirmare, rifirmare, rifirmare. Lo so, casa. Altrimenti come avrei fatto a sapere che potevi essere tu? Scusa. Guardate con che piacere e meraviglia il nostro carissimo Claudio. Vedo un'opera del 79. Quanti anni sono? 48. No, 79, sono 40, 45 anni. 45 anni, 46. 46. Quando ho detto 48, io ho siamo là. 45. Siamo là. Questa Perfetto. entrerà a far parte di diritto e di privilegi e prestigio nel mio museo che sta nel Giardino Incantata a Sant'Agnello. Invito fin d'ora Claudio, quando può venire, a farmi visita e fargli vedere un poco di quello che faccio anch'io. Non mettere la cornice. No, 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 no. Perfetto. Ok, grazie, grazie, grazie. Grazie.